Sono brutta. Me lo dicono praticamente tutti, a parte mamma. Ma chi è la figlia più bella del mondo? Sei tu! Oh, nonna. Tesoro, nipotina, sei la più bella delle top models di Victoria's Secret, come si chiama? E mangia un po' che sei sciupata. Ecco, tieni 30 euro per il gelato. Ma si sa, davanti agli occhi dei parenti puoi essere bella anche se sei un carciofo. Ma il problema in sé non è essere brutta, il problema è che quando sei brutta gli altri non ti considerano e ti senti esclusa. Vorrei essere bella, per essere accettata. Tesoro, ti senti uno sciattone e vorresti diventare una topolona? Sì! E pari un carciofello ammuffito e vorresti diventare uno gnocco succulento? Sì! Beh, allora io sono la persona giusta per te, sono Teresa, che sorpresa! Chiama il 44302 e sarò subito da te! Oddio, proviamo! Ma ciao, sono Teresa, che sorpresa! Scusa, come ci sei arrivata qua? Mi hai chiamata tu e mamma mia che sciopeca che abbiamo qua! Ci sarà un sacco di roba da fare! Grazie! Devo chiamare i miei aiutanti. E questi chi sono? Lui è Ambrato Volto Levigato e si occuperà dei tuoi brufolelli e cose varie, schifosette. Lei è Pinta Magico Fondotinta che si occuperà dei tuoi occhi, del tuo make-up, del tuo rossetto. E lei è Rosy Capelli Setosi che sistemerà quell'erciume che c'hai in testa. Ragazzi, ci siamo! Allora, leviamo un po' di questi brufoletti bruttissimi. Pop, pop, pop. Aia, fai male! Ora, mettiamo un po' di crema per levigare questo bel visetto. Dopo aver messo questa crema di catrame, parrai un uovo levigato quanto la testa di Mastro Lindo. Wow, è davvero levigato. Adesso leviamo un po' quel monociglio. No, mi sa che qua ci vuole qualcosa di più pesante. Ok, il mio lavoro qua è finito. Va bene, allora adesso sistemiamo questa ragazzina che da rosa cioppa diventa regina divina. Mi sento un po' strana. Sti capelli unti paiono degli spaghetti fritti. Allora li laviamo con i prodotti più costosi, li spazzoliamo, li stiriamo. Ok, sei pronto. Oh mio Dio, ma sono veramente io? Sono irriconoscibile. Esatto, e questo è il punto. Adesso dobbiamo occuparci dell'abbigliamento. Forza, forza, vieni. E vedi che pare un involtino malcacato con quel pullover pacchiano. Ma che c'avevi gli occhi chiusi quando l'hai comprato? Ma me l'ha regalato la mia prozia. Ha un valore affettivo per me. Tale nipote, tale prozia. Avete tanto gusto quanto un procione morto. Forza, diamoci da fare. Allora, qua, provati questo. Sembri la bambola assassina dei poveri. No, non va bene. Oh mio Dio, dai. Una rockstar fallita con problemi in famiglia. Lasciamo stare. Oh mio Dio, sei Tumblr e nessuno ti capisce. Ma va. Così? Così. Non sarà un po' eccessivo? Così sei perfetta, metti in risalto tutte quante le forme. Allora, io non ti ho ancora chiesto perché tu sei voluta diventare bella. Spiegamelo. Perché vengo sempre ignorata da tutti e boh, pensando che cambiando il mio aspetto esteriore magari qualcosa sarebbe cambiato. Io vorrei solo avere qualche amico. Ma dai, ma punta un po' più in alto. Adesso che sei una gnocca puoi diventare la più popolare della scuola, stracciare l'altra popolare della scuola, rubare il fidanzato della popolare della scuola. Jonathan? Jonathan? È così che si chiama il marmocchio? Ma certo, Jonathan! Lo conquisterai in 2 secondi. Allora, domani è il grande giorno, andrai a scuola e tutti quanti rimarranno a bocca aperta. Se lo dici tu. Ma chi è quella? Ma è una nuova? Mi sa di sì.
Ciao a tutti. Ma no, non è una nuova, è quella ciospa della sfigata. Ecco appunto, sono sempre la sfigata. Beh, adesso non è più sfigata. Jonathan? Sì? Stai dicendo che una ragazza è bella davanti alla tua fidanzata. E chi è la mia fidanzata? Io! Ah, sì, sì, giusto, amore, giusto, giusto, sì, sì. Ragazzi, adesso basta, facciamo lezione! Ehi! Allora, com'è stato il tuo primo giorno di scuola? Strano, straordinario. Adesso tutti pensano che io sia bella. Ma certo, tu sei bella. Sì, hai ragione. Tutti mi trovano bella. Io sono bella. Teresa, voglio delle belle foto per il mio profilo Instagram. Subito! Tosta la ragazza. Wow, ci vai giù pesante. Ma certo, tutti dovranno capire chi è la migliore. E tutti lo capirono. Un sacco di gente ha iniziato a parlarmi, a farmi complimenti. Però, non si interessavano mai più di tanto ai miei hobby o alle cose che mi piaceva fare. A qualcuno ho detto che mi piaceva leggere romanzi classici e saggi. Quando ho visto che questa cosa non entusiasmava le persone con cui parlavo, ho smesso di raccontarlo. Cosa ti piace fare nel weekend? Mi piace leggere. Davvero? Sì. Perché? È che non si direbbe per una come te. Una come me? Sì, così figa, popolare. Non so, pensavo che uscissi nel weekend. Ma sì, dai, stavo scherzando. Figurati se mi piace leggere. Io la sera sono sempre fuori a fare festa. Leggere. Piano piano ho capito quello che la gente voleva sentirsi dire. Le persone mi vedevano come un posto da frequentare. Mi sembrava che tutto andasse bene, però mi sentivo un po' strana. E sì, sì, e quindi ho detto a quel ragazzo che voleva uscire con me, ma chi ti credi essere per uscire con me? Cioè, dai! Guarda quella lì, ha un attimo di popolarità e fa finta di essere la suprema divina. Voglio proprio vedere se si diverte adesso. Se metto un po' di voci su di lei. Scusami. Sì? Non è che ti andrebbe di andare a teatro questo sabato? Cavolo, io adoro andare a teatro, però a quanto pare non è una cosa che le ragazze popolari fanno. Ho una reputazione da mantenere. No, mi spiace, ho un impegno. E poi andare a teatro è da sfigati. Ok. Allora forse sono vere le voci che girano. Quali voci? No, niente. Lascia stare. Bah, gli sfigati. Tutta invidia. Teresa, Teresa! Jonathan si è messo a seguirmi. Serio? Che faccio? Lo ignori? Ha appena postato una foto in cui dice di essersi mollato con la popolare. Ah, i giovani e le loro relazioni così caduche. Mi ha scritto! Wow, è un tipo proprio veloce. Ok, ok, ok. Gli rispondo. Io e Jonathan abbiamo chiacchierato tutta la giornata. Mi ha chiesto che cosa mi piacesse fare nel tempo libero. Gli avrei risposto che mi piaceva leggere, ma avevo paura di annoiarlo. Così gli ho detto che ascoltavo musica trap. E ho fatto centro. Piace anche a Jonathan. Piano piano che parlavamo, continuavo a raccontare bugie, perché potessi essere più apprezzata. Stavo creando un'immagine di me che non mi rappresentava affatto, e forse non me ne stavo rendendo conto. Mi ha chiesto di uscire. Ottimo! Quando vi vedete? Questo sabato. Ok, allora, qualche consiglio prima di andare. Tu sei la migliore, sei superiore a lui, ma non farglielo capire troppo perché i ragazzi hanno dei complessi di inferiorità. Toccati un po' i capelli, guardalo sempre negli occhi, non fargli capire che sei una psicopatica perché lo sei, per cui fa attenzione ad Instagram. Non parlargli troppo di te perché rischi di stufarlo. E che altro dirgli? Fagli qualche complimento, digli che è fantastico, però non troppo perché poi si monta la testa. E sei pronta, tesoro, è tuo. Ciao! Hey, baby, come stai? Io tutto bene, grazie. Hai visto che figo il mio nuovo cappello? Allora, cosa mi racconti? Aspetta, facciamo una storia su Instagram in cui dico che sono con la ragazza più popolare della scuola. Cosa? La ragazza più popolare? Ma non era la tua ex? Appunto, la mia ex. Ma adesso che ho raccontato ai miei amici che ti ho conquistata, è
poco la tua fama. E siamo a 4 questo mese. No, 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 aspetta, cosa dicono di me? Boh, un po' di tutto, che te la tiri e fai bene perché sei proprio bella. E che ci sono un sacco di gossip su di te, insomma, sei sulla bocca di tutti. Sui social giravano un sacco di voci e storie per niente vere sul mio conto. Nessuno mi conosceva, eppure tutti pretendevano di sapere più cose di me. Poi mi sono messa a guardare il mio profilo. Ero irriconoscibile, non ero io. Il club della biblioteca mi espulsa, ma come? Ma che ti importa? Tanto a te non piace leggere, giusto? No, no, a me piace leggere. Io non sono così. A me piace suonare, andare a teatro, io... Boh, tipa, senti, sei carina, però un po' pazza. La storia l'ho fatta, è stato un piacere. Ci sentiamo, ok? Ti scrivo. Ciao. Un disastro. Sono irriconoscibile, non sono più io. Adesso sì, mi piace esteriormente, ma interiormente questo cambiamento non mi ha fatto avvicinare agli altri. Forse li ha solo allontanati e forse anch'io mi sto allontanando da me stessa. Ehi, ehi, ho visto la scena. Sì, patetica. Senti, se sei qui per farmi la morale o altro, ti prego, evita. Oppure se vuoi chiedermi di nuovo di uscire, sappi che la risposta è no. Tanto tutti quanti vogliono stare con me soltanto per il mio aspetto esteriore. Non frega niente a nessuno di come sono veramente. Ho sbagliato. Ci sono persone che vogliono conoscerti davvero, solo che tu le allontani con il tuo atteggiamento. Allontani anche te stessa. Stai mentendo a te stessa. Tu non sei così. Io non so più chi sono. La sfigata, la popolare. Qualcuno sa come mi chiamo veramente. Ecco, tu chi sei? Io sono Eleonora. Eleonora, io non ti conosco. E neanche gli altri. E forse nemmeno tu ti conosci tanto bene. Ma puoi farti vedere per quella che sei veramente. Devi solo avere fiducia in te stessa e apprezzarti prima di tutto tu, senza pensare al giudizio degli altri. Credo che tu abbia ragione. Per quanto riguarda il teatro, non ci sono più posti disponibili, ma possiamo vederci un'altra volta. Ti va? Va bene. Ci vediamo a scuola allora. Ho fiducia in te. Ciao. Il giorno dopo andrei a scuola senza tutti quei vestiti e quel trucco così vistoso. Mi curai, sì, perché comunque adesso mi sento bella ed è una cosa giusta apprezzarsi. Però so di essere anche di più, intelligente, non so, amante della letteratura e della musica, sono molto di più. Sto imparando ad apprezzarmi, sto iniziando ad aprirmi e anche gli altri si stanno rendendo conto di questo cambiamento. Sto capendo che alla fine brutti, belli, sfigati, popolari, sono tutte stupide etichette. Ciò che pensano gli altri di te non ti definisce come persona e solo tu puoi decidere chi sei veramente. Ciao team Olivieri, io sono Eleonora e spero che questa miniserie vi sia piaciuta. Secondo me il tema dell'apparire di questi tempi è veramente un tema importante, rilevante e magari ho anche voluto raccontare un po' un'esperienza personale con questi video. Fatemi sapere che cosa ne pensate lasciando un mi piace e scrivendomi qua sotto un commento. Non dimenticatevi di iscrivervi e di attivare la campanella delle notifiche per sapere quando pubblico un nuovo video. Inoltre ditemi se vi piace questo genere di video in cui faccio un piccolo film a episodi. Io mi sono divertita molto a registrarlo e finalmente sono riuscita a fare quello che volevo, ovvero inserire un messaggio nei miei video, anche se sono comunque video comici. E niente, Olivieri, Olivoggi, Olisempre. Ciao!